benvenuti e ben ritrovati pinguini. In questo video di oggi ho pensato di fare una cosa che in realtà ho pensato di fare diverso tempo fa, però diciamo sono riuscito a mettere adesso il contenuto insieme per farlo. Insomma, come avete letto già dal titolo, oggi faccio i miei video. Che vuol dire? Una volta che vengono pubblicati dei video su YouTube non si possono modificare. E voi ogni tanto è capitato che mi fate notare delle imprecisazioni, degli errori. E quindi oggi mettiamo una toppa. Mettiamo una bella faccia a questi video che per un motivo o per un altro non sono venuti, diciamo, col buco. E quindi iniziamo col botto. Io ho preso degli appunti qua. È il primo video che voglio facciare, è stato uno che è uscito tra l'altro molto di recente, quello della storia di Hans Reiser, dove qualcuno mi ha fatto notare qua che i conti sull'età non tornavano. Cosa voglio dire? Vediamo la clip. Nonostante che lui non frequentò l'università in maniera assidua e costante, in ogni caso riuscì a laurearsi nel 1998 all'età di 28 anni. Sì, in effetti, come mi avete fatto notare, non si era laureato nel 98, ma in realtà nel 1992. E quindi riascoltiamo la versione patchata. Nonostante che lui non frequentò l'università in maniera assidua e costante, in ogni caso riuscì a laurearsi nel 1992, all'età di 28 anni. Perfetto! Risolto questo, andiamo avanti. Il prossimo video che voglio patchare era un video di Code Academy dove ripercorrevo la mia esperienza in Advent of Code. Vi ho portato la soluzione a due problemi che mi hanno messo parecchie in difficoltà e mi avete fatto notare questo errore. Guardiamo la clip. Esattamente quello che volevamo. Semplifichiamo la notazione un pochino in questa maniera e moltiplichiamo le diagonali positive e le sommiamo con le diagonali negative. Questo che vedete qua a schermo è esattamente il motivo per cui questa formula viene chiamata laccia di scarpe. Questo intrecciarsi sembra proprio il motivo formato quando noi ci allacciamo le scarpe. Quindi facendo i conti 18 più 12 più 6 meno 6 meno 6 meno 3 fa 21, quindi l'area di quel triangolo originale che avevamo all'inizio è semplicemente 10,5. Dunque, l'errore sta in questa slide. Mettiamo queste due slide a confronto e se notate io ho ricopiato male l'ultima colonna e quindi tutti i calcoli sono andati falsati perché la soluzione corretta è un'altra e adesso riascoltiamo la versione patchata. Esattamente quello che volevamo. Semplifichiamo la notazione un pochino in questa maniera e moltiplichiamo le diagonali positive e le sommiamo con le diagonali negative. Questo che vedete qua a schermo è esattamente il motivo per cui questa formula viene chiamata laccia di scarpe. Questo intrecciarsi sembra proprio il motivo formato quando noi ci allacciamo le scarpe. Quindi facendo i conti 18 più 12 più 2 meno 6 meno 6 meno 12 fa 8, quindi l'area di quel triangolo originale che avevamo all'inizio è semplicemente 4. Dunque il prossimo video da patchare c'è una piccola sbavatura, un piccolo rifuso mentre scrivevo una frase, adesso vediamo quale, nel video in cui parlo di file system. Andiamo a vedere la clip. Ma su Linux sì, i file hanno anche un'estensione. E qua si apre tutto un mondo. Mi avete fatto notare che estensione si scrive con la S, non con la Z. Che volete che vi dica? Sarà la mia voce nasale. E quindi rivediamo la stessa clip con il cambiamento, ovvero sostituendo la Z con la S. Vediamo. Ma su Linux sì. I file hanno anche un'estensione. E qua si apre tutto un mondo. Ora, in un vecchio video di FK Storia, proprio questo proprio vecchio, in cui parlavo della storia delle email, c'è un segmento in cui dico questa cosa. Tuttavia, SMP assolve un solo compito, mandare le email. E per riceverle? Che domande? Hanno fatto un altro protocollo, il Post Office Protocol, che anch'esso è tuttora in uso, però siamo alla versione 3. Difatti, sicuramente voi avete visto la sigla POP 3. POP sta per Post Office Protocol. Il POP serve per mandare le mail. SMT per ricevere. Poi c'è anche IMAP, che è una versione più moderna. Nella prima parte del segmento giustamente dico che POP 3 per ricevere e SMTP è per inviarle.
però nella seconda parte proprio li ho scambiate. Quindi in questa parte la faccio manco rifacendo un audio, cose, proprio scambio proprio i fotogrammi, cioè le parti in cui dico le parti incriminate. Vediamo la parte pacciata. Tuttavia, SMP assolve un solo compito: mandare le mail. E per riceverle? Che domande? Hanno fatto un altro protocollo, il Post Office Protocol, che anch'esso è tuttora in uso, però siamo alla versione 3. Difatti, sicuramente voi avete visto la sigla POP 3. POP sta per Post Office Protocol. SMT serve per mandare le mail. Poi c'è anche IMAP, che è una versione più moderna. Il POP per ricevere. Certo, non è una bellissima patch, è un po' come le patch di Windows. Però fa il suo lavoro. E adesso facciamo un video che mi ha dato... Non dico grattacapi perché quel video è andato pure bene. Il video di Amigo S, in cui mi è stato fatto notare in più di un'occasione una piccola imprecisione. Andiamola a riascoltare. I computer Amiga funzionavano in questa maniera. Quando si accendevano partiva Kickstart, che era il firmware di quei computer. Il compito del Kickstart era lo stesso del BIOS che ci troviamo nei computer x86. Dunque, quello che volevo dire io è che, sì, effettivamente il Kickstarter non è come il BIOS, ha una funzione analoga, ma ha più funzioni rispetto a un BIOS. Infatti, BIOS sta per Basic Input Output System, infatti è una cosa di base, invece il Kickstarter aveva altre funzioni. E io volevo fare una sorta di semplificazione, io volevo dire in quel video che la funzione del Kickstarter è simile, tipo a quella del BIOS. Ma mi è uscita male. Ed effettivamente molti di voi si sono lamentati. E quindi come faccio questa parte? La facciamo leggendo un segmento che ho trovato in un wiki di Amiga, non su Wikipedia, è un wiki di gente che penso che usa Amiga, non so che cazzo fanno. E chi meglio di loro sanno spiegarla questa parte. Infatti l'ho trovata una riga che secondo me in poche parole spiega esattamente cos'è il Kickstart. L'ho presa, l'ho tradotta e adesso ve la leggo. I computer Amiga funzionavano in questa maniera. Quando si accendevano partiva Kickstart. Il Kickstart veniva messo in un chip ROM montato sulla scheda madre Amiga e conteneva il codice di sistema principale richiesti per avviare il sistema operativo ed eseguire qualsiasi software Amiga. Senza Kickstart un'Amiga è inutile. Benissimo, ora che mi sono tolto questo peso dallo stomaco, vi dico a voi. Ci sono altri video che dovrei patchare che magari mi sono dimenticato? Scrivetelo qui sotto nei commenti. E quindi, come al solito, io vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi, per aver visto queste patch che faccio i miei video, e perché no? Se vi siete persi questi video che ho citato, andateveli a recuperare. Fate le solite cose, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, se volete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, siete benvenuti, così per supportare il mio lavoro, che tra l'altro i due video che sono usciti la settimana scorsa sono andati benissimo, proprio il canale è scoppiato, gli iscritti che ho fatto settimana scorsa è un numero che non accadeva tanto tempo in questo canale, e vi vorrei ringraziare perché non potevate farmi un regalo di compleanno migliore, visto che i video che sono usciti settimana scorsa li ho girati nel giorno del mio compleanno. Grazie ancora, e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kimo.